La ringrazio. Allora, 4 mesi fa i cittadini crotonesi, con la solidarietà espressa da ogni angolo del paese ed a seguito delle nostre interrogazioni parlamentari, occupava pacificamente i cantieri del parco archeologico di Capocolonna. La Soprintendenza dei Beni Culturali, con l'avallo del Ministero, voleva portare a termine un progetto di riqualificazione, tra virgolette, dell'area che prevedeva, tra le altre cose, una colata di cemento che avrebbe ricoperto il foro romano appena scoperto. In Commissione Cultura, nel rispondere alla mia interrogazione, il sottosegretario Barraccio aveva assicurato la volontà da parte del Ministro di organizzare, come da noi proposto, un tavolo tecnico con gli esperti di alcune associazioni che volevano proporre una soluzione alternativa che evitasse la colata di cemento e altri interventi previsti dal progetto. La sua disponibilità ci aveva colpiti positivamente, ma non ha avuto seguito. Da pochi giorni, infatti, sono ripresi i lavori e il cantiere è addirittura sorvegliato dalle forze dell'ordine per evitare altri presidi da parte dei cittadini. La verità è che il sottosegretario Barraccio, forse impegnato a rispondere su Twitter alle provocazioni di Gassman, ha dimenticato di organizzare il tavolo tecnico, oppure semplicemente lei e il ministro Franceschini hanno preferito chiudere le porte in faccia ai cittadini di Crotone, magari per coprire qualcuno, oppure per una questione di presunzione politica. A questo si aggiunge un caso curioso, Presidente, di cui anche i giornali in Calabria hanno parlato qualche giorno fa sui giornali. Durante la protesta dei cittadini di Crotone, il Ministero ha pensato bene di inviare gli ispettori nel parco archeologico, come avevamo pure richiesto noi, e sembrerebbe che la relazione degli ispettori desse ragione, almeno in parte, alle associazioni e ai comitati che si opponevano a quel progetto scellerato. Dico sembrerebbe perché non ho potuto avere il piacere di leggere questa relazione, nonostante una formale richiesta di cessare gli atti sia da parte delle associazioni che da parte mia ancora non è stata appunto ricevuta. Se davvero Franceschini non avesse dato retta agli ispettori dello stesso ministero, sarebbe davvero grave. Concludo, Presidente, porgendo a lei qualche domanda, così magari gliela può inoltrare al Ministro Franceschini e al Sottosegretario Barraccio. Perché questa indifferenza nei confronti di Capocolonna? Perché chi dovrebbe tutelare i beni culturali si incaponisce e sbatte la porta in faccia a chi vuole vederci chiaro in questa vicenda? Dobbiamo credere che anche in questa storia ci siano interessi di ordine superiore a cui la politica deve Concluda, sottostare? onorevole Parente. Concludo, Presidente, la testardaggine e l'ignoranza della politica non possono seppellire la storia. La cultura e il bene comune devono vincere su tutti. Grazie. La ringrazio. Mi corre l'obbligo di ricordare, non in maniera